Inforca gli occhiali l'Alma Juventus Fano al cospetto di una irriducibile Sacilese che un punto voleva e un punto alla fine si porta a casa, un Fano che comunque aveva meritato certamente la vittoria ai punti dopo un primo tempo di studio. Comunque il Fano l'occasione l'ha avuta con Pazzi in apertura, ma poi è nella seconda che ha cinto letteralmente d'assedio la formazione friulana, non cavando comunque il classico ragno dal buco. E 4-4-2 per l'Alma con Bartolini al posto dello squalificato Invernizzi, non c'è nemmeno Terrenzio per lui per squalifica, Baldassi al posto di Ambrosini a destra, Baratteri è recuperato in extremis, nella Sacilese è un 4-3-2-1 con Daros e il marocchino Cabinet a dare una mano all'unica punta Ligori, bomber friulano con 8 reti, al via subito Baldassi da destra che centrava e Conte rischiava l'autogol, palo esterno, quarto minuto, Gardin vede Lombardi fuori dai pali ma la palla finisce lontano, non molto lontano dai pali. Quinto minuto, punizione di Pazzi, tiro debole e fuori anche dallo specchio della porta di Calligaro. Sesto minuto, Daros impegna Lombardi da fuori area, bravo il portiere anconetano, ancora il numero 10, il trequartista biancorosso con il tiro di Daros, ma stavolta la mira è molto imprecisa. Sedicesimo, l'occasionissima per l'Alma, una delle solite scorribande da sinistra di Amaranti e Pazzi chiama al miracolo il lungo Calligaro. Ventiduesimo, Cabinet pericoloso in area, viene contratto e il suo tiro termina a lato. Tutto qui il primo tempo, nel secondo subito l'Alma a cingere d'assedio la Sacilese. Undicesimo, Bartolini di prima intenzione, calciava alto, ancora Bartolini al sedicesimo, saltava anche il portiere ma poi si faceva ribattere sulla linea la palla da Conte, occasionissima per l'Alma che qui avrebbe meritato maggior fortuna. 22esimo, la Sacilese è tutta qui, un errore di Caccioli mette in condizioni Ligori di graziare Lombardi da due passi, attraverso Pina e portiere Granata che ringrazia. 25esimo, bella azione Granata con Amaranti che pesca Baratteri sulla sinistra, di cross del Italo argentino, nessuno riesce a correggere in rete. 31esimo, l'occasionissima capita nei piedi di Ionni che fa tutto molto bene, grande l'azione personale del giocatore di Castignano ma poi la percussione non ha fortuna, la palla termina fuori. 40esimo, ultime energie dell'Alma che ci prova con Ambrosini che da destra centra per Pazzi, Calligaro si supera in corner. 43esimo, è la Sacilese a sfiorare e dare l'illusione del gol alla cinquantina di tifosi giunti dal Friuli, Corbanese su punizione a lato di poco e in pieno recupero come con la Lucchese, ma non ci parliamo, ci prova al volo, è un difensore biancorosso che si immola e spedisce in corner. Giovanni Cornacchini, un'ottima ripresa, non è bastata all'Alma Juventus per avere la meglio della Sacilese e pensare che con una vittoria si poteva coronare il sogno di tornare secondi, Giovanni. Sì, ma io sono molto realista, abbiamo trovato delle difficoltà perché davanti avevamo una squadra che si doveva salvare e quindi era difficile giocare contro, giocavamo un mediano fisso davanti alla difesa, facevano incontrista con una punta unica, quindi sapevamo che se si perdeva palla nelle ripartenze ci potevamo fare male, però la squadra ha provato a fare il possibile, i ragazzi non posso dirgli assolutamente niente perché hanno dato tutto quello che potevano dare. Ecco, mancano 180 minuti, domenica l'Italia San Marco e poi la non si arriva in casa, a questo punto hai qualche tabella? Noi dobbiamo provare a fare il possibile, quello che secondo me, ripeto, stiamo facendo un campionato importante perché i risultati parlano proprio chiaro, solo che adesso le difficoltà anche proprio a livello proprio fisiche un pochettino si fanno sentire dopo un campionato così impegnativo, qualche difficoltà c'è, dobbiamo ricompattarci, ma io sono sereno, senza tabelle, niente, dobbiamo andare a giocarci la partita come sempre cercando di fare risultato. Eppure abbiamo visto la squadra lottare e correre fino all'ultimo minuto, non abbiamo visto la squadra in difficoltà da livello fisico. Di lucidità anche mentale perché insomma è un campionato impegnativo, non solo dal punto di vista fisico ma proprio dal punto di vista mentale, quindi la squadra un pochettino oggi mi è mancato proprio la conclusione, la giocata finale, quindi però il risultato mi sembra insomma, che sia un risultato giusto.
Siamo con Luca Caccioli, ennesima prestazione positiva tua della difesa che continua a essere la migliore del lotto e una delle mie migliori di tutti i campionati. Non si prende gol, domenica a Bassano il gol avete preso ma in circostanze abbastanza imbarazzanti. Peccato perché oggi l'Alma, se con un successo si poteva parlare di secondo posto e di playoff già garantiti. Sì, speravamo di chiudere questo discorso playoff, purtroppo non siamo riusciti, abbiamo incontrato secondo me una discreta squadra che stanno tutti dietro la linea della palla, quindi è difficile trovare spazi. Abbiamo avuto due bellissime palle gol, è stato molto bravo il portiere loro, poi abbiamo rischiato una traversa su una circostanza, su un errore difensivo mio e di Fenucci, però è andata bene. Ecco, non abbiamo visto l'Alma comunque in debito di ossigeno, prova è anche l'ottimo secondo tempo e il fatto che avete provato a vincere fino alla fine, quindi questa è una testimonianza che l'Alma c'è anche a livello, diciamo, non solo tecnico ma anche fisico. Sì, sì, no, fisicamente stiamo bene, a parte io Barra che purtroppo non siamo allenati quasi tutta la settimana, io per un problema al ginocchio, lui un problema al piede. Però fisicamente stiamo bene, era giusto secondo me provarci fino in fondo, soprattutto in casa, e purtroppo non dico che è andata male, però speravamo sinceramente di chiudere questo discorso playoff. Ci sono due gare, l'Italia San Marco che dovrebbe essere, diciamo, moderatamente tranquilla, e la Nocerina che se domenica battesse il Poggibonsi poi al Mancini può anche fare una, tra virgolette, vacanza. Ecco, con 6 punti il Fano potrebbe anche ambire e siamo ottimisti magari a un secondo posto, visto che poi il San Marino è atteso a Lucca e in casa con la San Giovannese. Ma io credo che partite facili non ci siano, anche se diciamo che lì della San Marco un po' ormai salva, non ha più niente a dire al campionato, ma i regali non li ho mai visti fare a nessuno, quindi sarà una partita tosta anche là e cerchiamo di portare via un risultato positivo, anche perché il discorso playoff adesso si è anche accorciato. Ho visto la classifica, il Gubbio ha vinto, anche se domenica c'è Gubbio Prato, quindi ci manca almeno 2 punti credo per stare al terzo posto. Siamo con Giovanni Fenucci, capitano Granata, di nuovo al centro della difesa. Una giornata tranquilla per te o quasi, peccato manchino 2 punti che sostanzialmente il Fano se li era meritati. Sì, abbiamo cercato di fare la partita provandola a vincere, è mancato un qualcosa, però ecco, ancora mancano 2 partite, speravamo di chiuderla oggi la questione playoff, invece andremo a Italia San Marco a cercare di vincerla e poi se non basta quello giocheremo l'ultimo in casa, però io penso che ormai abbiamo fatto tanto e quindi fino alla fine ci giocheremo queste 2 partite per mantenere una posizione importante per i playoff. Ecco, playoff ormai quasi certi, mancano 2 punti, una grande stagione quella dell'Alma, un'ottima stagione anche la tua. Hai 37 anni e comunque hai ben giocato la prima parte di questo campionato, ora stai lasciando un po' il campo al nuovo che avanza, ovvero Terrenzi, un giocatore sicuramente di ottimo avvenire, e ora ti stai ritagliando in questo finale, anche oggi stante la sua squalifica, il giusto spazio che merita. Sì, quest'anno è stato un anno particolare un po' per me, perché comunque tra qualche squalifica a fine girone d'andata e poi comunque qualche infortunio non sono stato al meglio, però ecco, io ho sempre dato la mia disponibilità al mister e poi ci tengo a quello che faccio, ci tengo ad essere una persona professionale e seria fino in fondo, quindi è normale che fino a quando sto qua ho voglia di giocare, c'è piacere di giocare, però se merita il mister, pensa che reputa meglio un giovane che sia Torrenzi o qualche d'un altro, è giusto che le faccia lui le scelte, io la mia disponibilità, la mia professionalità la do fino in fondo.